Ma sì, un uomo normalissimo. Oh merda. C'è un problema. C'è un cartello gigante con la scritta di... C'è una scritta gigante. Hey, Blaskovic, cerca il Papa Joe's All American Diner. Troverai super special al ristorante. Non far saltare. Che figo però. Che figo, va, che bello. 49 anni, oddio, muscolatura no. Ok. Aspetta un attimo. Ta-da-da. Armato estremamente pericoloso. È un maniaco delle armi. Esperto nell'uso di esplosivi e delle armi quelle pesanti. Che cazzo vuol dire qua? Ah, è eccellente. Skill in combattimento corpo a corpo. Va bene, va bene, va bene. Ma c'è Ku Klux Klan, merda. Ok, mi sono tirato su OBS perché era il ridotto icona. Siate cauti. I pensieri politici deviati sono pericolosi e dannosi. Devi fare ancora un po' di pratica con il tuo tedesco. Lo sai che io non... Devi solo metterti d'impegno e fare pratica un paio di volte. Ma posso cambiare? Americani. Andata al concerto stasera? Ma parla tutto così! Sì, è un grande fan dei The Kaffer, vero Jeb? La loro musica mi mette allegria, che c'è di male? Non c'è niente di male, Jeb. Mi piace il vostro stile, americani, sul serio. Ma lei... fate parte del Reich. Siete sudditi del grande Führer. Spero per come cazzo parla questo? Aia! Certo, signore. Certo. Lasciate che vi dia un consiglio. State assistendo all'alba di una nuova era per l'America. Potrete far parte di un nuovo mondo se lo potete. Eh sì, perché io sono tedesco. Cui, come si dice, il grano verrà separato dall'olio. State imparando il tedesco? Sì, signore. Bene. Mi faccio troppo tedesco. Ridere, io devo vedere. Certo, signore, vediamo. Si mi dice... faccio troppo ridere, stasera. Dai, pure io lo so, anche. Sì, drink. Sì, drink. Sì, forza. Dank, danke. Dai, più o meno, dai. Andava bene? No, era terribile. Stai massacrando la mia meravigliosa lingua. Si dice Dankeschön, verdammt, dillo. Dankeschön? Sbagliato. Dankeschön. Schön, dai. Dai, dillo, uomo. Danke... Dai, dillo. Ne ho avuto abbastanza. Basta. Mi dispiace, signore. Sto ancora imparando. Impara meglio. Lo farò senz'altro, signore. Mi dispiace. Questo ce la fa troppo ridere. Impara meglio. No, vabbè. No, sono tutte così. Ich habe die Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Ma c'è lo Sturmgewehr. No, c'è il machine pistole. Vabbè, questi. Te credo che c'hai le maniche sudore. Ma che guanti che c'hai? È un caldo boia. Ma questa roba, sapete cosa sembra? Sembra quella di Star Wars, che fa Genero Grievous in episodio 3. Vabbè, andiamo avanti. Questi discorsi fanno troppo ridere. Si guarda subito. Le ultime notizie per lei, signore. Solo un Reichsmark. Un Reichsmark. Dove devo andare soprattutto? Domanda. Non mi è dato sapere. Vabbè, io vado a caso. Signora. Palesemente per quanto il problema. Il nostro matrimonio è appena stato approvato dal Ministero della Famiglia. Ma come il Ministero della Famiglia? Non abbiamo ancora una data, però presto. Ovviamente sei invitata, zietta. Grazie, cara. Porta i miei saluti a tuo padre quando torni alla famiglia. Comunque, questa... E digli che metterò all'asta degli ottimi sgarri questa settimana. Beh, in effetti. Ci sarà anche un aperitivo. Glielo dirò. Ma sì, tranquillamente. Sapete cosa mi piace? Sta scena di vita quotidiana. Perché di solito il Wolf sta sempre in giro a ammazzare tutti quanti. Dica. Lei? Ma no, che bello. Che bello. Dovrebbero fare più spesso andare in giro per la strada con una bomba atomica in mano tranquillamente. E di qua non devo andare. Io esploderei anche un po'. La gente che va al cinema. Allora, Lady Helen, Sempi di Masterpiece, America the New World. Va bene. Voglio andare al cinema. Ci posso portare oggetti? Ho portato Mary Jane a vedere quel film, Riefenstahl, ieri sera. Cavolo, che film da paura. Il Führer ha davvero ripulito Hollywood da quella robaccia da depravati che davano prima al cinema. Ora sì che c'è un po' di decenza. E che film divertente, un vero spazio. Sì, proprio, guarda con le guardie armate lì. Una vita, perché non aprono?
Che ne dici se veniamo anche sabato? Un appuntamento a 4, tu porti Mary Jane. Ma sei bravissimo, parli. Ah, adesso, adesso parla. Il prossimo fine settimana, questo ho lezioni di tedesco alla biblioteca. Genau, sehr gut. Va bene. Vabbè, come, ecco, guarda, è su Dimmer, bellissimo. Bellissimo, proprio. Ok, andiamo avanti. Papa Joe's o l'American Diner? Ah, è questo qua. Il mio genere di locale. Entriamo, entriamo. Vestito da vigile del fuoco con una bomba atomica in mano, salve. Was hast du heute gelernt, Peter? Non so. Devi parlare tedesco. Fai pratica di tedesco, tesoro. Ti servirà. Che genere di roba? Che il Führer è un grande scrittore e pittore. Beh, adesso, adesso io ho guardato i quadri di Hitler su Wikipedia. Che il Führer ha dipinto la Mona Lisa. No, questa è una balla. Non, cioè, non erano così male. Ma è terribile. Qualcuno dovrebbe insegnare le buone maniere. Cercate di guardare i quadri di Hitler su Wikipedia. Prego. Si accomodi, arrivo subito. Va bene, mi seguo. Mi dica, signora, purtroppo stiamo per chiudere. Oh, è da portare via. Facciamo in fretta. Vediamo, io prendo. Blaskovic. Oh, Madonna, che paura! Si sa che attaccherai l'Uberkommando. Ok. Ma non hai idea della bomba atomica. Sei un istintore. In effetti, per quello ci siamo vestiti da fuggire il fuoco. Che cazzo. Aspetta, cosa devo fare? Ah, salve! Hi. Vieni, Peter, andiamo da un'altra parte. Ma mamma, non abbiamo. Niente, ma. Oh! Questo qua muore malissimo. Una giornata. Questo qua creperà malissimo. Tipo, salve. Tu, un frappè alla fragola. Ma questi, questo accento molto tedesco mi fa sempre ridere. Non avrai un incendio da spegnere là dietro. Ma che ne so io. Altrimenti tornerò un'altra volta. Non mi irriderei questa roba. Commandant, milkshake alla fragola in arrivo. Pompier, conosco la tua faccia. Ah sì? Frati ariani, niente male. Eh sì, non sono palesemente quello sul cartello. Stazione 1. Ecco qua. Oh, quello scritto Wanted in gigante. Porca troia. Cosa stupida. Tu, fammi vedere i tuoi documenti. Va bene. Prego. Va bene. Adesso la coltella tipo... Ah no, glielo dà. Ok. Che ansia però. Adoro il frappè alla fragola. Mi dà un po' d'ansia questa scena però. Che preferisco. Così semplice. Solo latte e gelato. Sì, ok, ma i miei documenti? Ma penso che il resto del menù sia da sistemare. Dovrebbe essere un po' più tedesco. Un po' più tedesco? Sì. Dimmi. Sei di qui, John Smith? John Smith? No, sono del Texas. Vieni dalla stazione 6. Sì? Ma come fanno a vedere? Io sono lì! La stazione 6. Non mi sembra di conoscerla. Guarda come mi guarda. Mi guarda malissimo. Parla. No, io non parlo! Non so se tedesco. Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink grad noch meine Erdbeermilch. Sono in pausa pranzo. Das Oberkommando verlangt, sie umgehend zu sehen. Va bene. In ordnung, ich komme schon. Ok, se ne vada. No. Oh my god. Salve, sono io. Salve. Oh my god. Salve. Tu. Sì. Giù. Infatti. Chiudi la porta d'ingresso. Va bene, porca troia. Corri, corri, corri. Prima che da un altro nazi venga voglia di milkshake. Ma infatti, ma c'è, santi Dio, ci sono i cartelli ovunque. La faccia di Blaskovic è riconosciutissima. Non che non mi fidi, Blaskovic. Ma che mi dice che non indossi una maschera con la faccia di Blaskovic, però in realtà sei una lucertola spazzata. Oh madonna, uno di questi qui. La password che ti ha dato Grace. Grace non mi ha dato niente. Ok. Giù questa maschera. E vediamo la tua faccia da lucertola, bastardo. Super Special, abbassa quest'arma o ti spezzo il braccio e ti metto KO. Lo so che sei tu, Terror Billy. Ma questo è fumatissimo. Seguimi. Questo è un complottista. Vieni. Digli della bomba atomica, non ce la posso fare! Ecco. Vabbè. Allora, benvenuto al centro di controllo. Ultimamente non ho avuto molto tempo per mettere in ordine, mi dispiace.
Questo affare è interessante. Impedisce ai radar di rilevarci. Utile contro i congegni alieni per leggere il pensiero. Ma ce n'è uno di sano qua. Come sta Grace? Bene. E la piccola Abby? Sana come un pesce. Non sai quanto mi manca. Non ce n'è uno di sano in sto gioco. Cioè, forse Blasio, ma neanche. Forse quella è la cosa che mi manca di più. Forse Anya. Anya è l'unica sana in questo gioco. A che serve questo posto, Super Special? Questo posto? È qui che io e il mio vecchio intercettavamo le prove dell'insabbiamento del governo. Biscotto? No, grazie. Sono passati più di 10 anni. L'estate del 47. Era lo stesso anno in cui ho smesso di fare l'avvocato. Ed ero al fronte rivoluzionario nero dopo aver scagionato Grace da quelle accuse di omicidio che i maiali dell'FBI le avevano rivolto contro. Beh, una notte sentiamo qualcosa alla radio della polizia e siamo andati a nord, al ranch di Murphy, dove c'era una specie di disco volante che si era schiantato al suolo. Poi a quel punto il maledetto esercito degli Stati Uniti arriva a mettere in quarantena l'intera zona. Ci hanno raccontato quella stronzata del pallone sonda. Quelle erano tutte balle. Noi lo sapevamo, avevamo le prove concrete. Ecco, da un'occhiata. Ma sembra una roba di The Seacad. Era sul sito dello schianto. Ti sembra che provenga da un pallone sonda? In questo posto registravamo tutto e tenevamo d'occhio le mosse dei militari. Ha fatto tutto papà. Quindi sei convinto di aver visto una nave spaziale? Non sto dicendo che era un disco volante intergalattico, ma era sicuramente di origine extraterrestre. Se capisci quello che intendo. È tutto, tutto collegato, cazzo. Se faccio il Blaskwitch, oh Cristo santo! Lo troverai in una base segreta sotterranea a 10 km a est di Roswell, dalle parti di Bottomless Lakes, l'area 52. Il governo ha recuperato un disco volante alieno e ha portato ciò che ne rimaneva, i resti e la tecnologia, in un cavo sotterraneo. Tutti quanti erano coinvolti, i maiali dell'FBI, i maiali dell'esercito e il più maiale di tutti, il presidente in persona. Guarda, ti faccio vedere. Area 52, area 51, qui c'è l'area 48, area 56, tutte sparse per il sud-ovest, in Nevada, New Mexico. Fanno tutte parte di un complesso gigantesco che è connesso da tunnel ferroviari sotterranei. Guarda queste foto. Pistole al plasma, controllo mentale e motori antigravitazionali. E dopo che il nostro governo di codardi si è arreso ai fottuti maiali nazisti, i nuovi padroni hanno occupato queste basi e hanno continuato i loro esperimenti per rispondere agli ordini fascisti. Guarda qui, tutto questo è il complesso militare dell'area 52. È qua che i grandi capi nazisti hanno stabilito il loro dannato Oberkommando. Ma qua sotto c'è un cavo sotterraneo che è pieno zeppo di tecnologie. Sono sempre più convinto che forse sta in 2009 sia canon sotto, in qualche maniera strana. Occhi, ma è lì sotto. Beh, qualsiasi cosa sia non è marziano. Ok, ok, va bene. Nessuno sa con certezza di che tipo di tecnologia si tratti, ma la cosa più probabile è che venga dallo spazio. Non c'entrano gli alieni. E tu che cazzo ne sai? Sei una specie di esperto di extraterrestri, ora! Senti, ho fatto l'avvocato per un sacco di tempo e so riconoscere una cazzo di cospirazione quando la vedo! Ok? Non sto dicendo che sono per forza alieni, ma non c'è neanche bisogno di dirlo! Sono fottuti alieni! Così? Abbiamo un'atomica in questo estintore. Ho capito. Calmati. Finalmente. Non volevo farti. Finalmente usiamo sta cazzo di cosa. Grace ha detto che sei come entrare nell'Oberkommando. Se mi aiuti a farlo, uso questa bomba atomica sull'alto comando nazista e lo polverizzo. Sì! Ma certo, è come! Sembra proprio perfetto. Sono qui apposta. Papà ha scavato i tunnel per raggiungere la ferrovia che collega le... un estintore sul serio! Da qui arrivi alla zona di carico treni dell'area 52. Bene. Ora... Da Switch è così stufo, è stufo proprio di vivere, non ne può più. Dentro... questo zaino. Ti servono le mani per sparare. Ma io ho ciò! Okay. È pieno di nazisti laggiù. Quel zaino da trekking. E di altre cose. Teniamoci in contatto via radio. Ti do una mano. Sempre, tutti hanno sempre le stesse cuffie, tutte quante. Stai allerta, Blasco. Ma sì, cosa vuoi che sia? Tanto moriremo 50 volte, come minimo. Ok. C-
Siamo sempre nello stesso coso? Ma basta darmi le cose. So benissimo che ci si cammina. Roswell, ok, siamo ancora. No, ma come è finito? Vabbè, sti cazzi, registro due di fila. Non me ne frega niente, segui voglio tunnel, di giocare. Arriverai alla zona di carico treni dell'area 52. Okay. Il modo più rapido per raggiungere l'area 52 sarebbe scroccare un passaggio a uno di quei treni. Va bene. Là. A culo, va. Ho voglia di giocare. Tanto ne registro sempre due di fila. Dai, dai Blasco, corri. Cioè, in realtà non possiamo correre, però. Caroline, mi senti? Pensi che mi vedranno svanire? Senza le tue ali cadrò. Ma veramente continuerà per tutto il gioco a fare questa cosa. La trovo un po' affascinante. Ok. Merda. Cominciamo. Wow, porca puttana. Ora hanno dei treni razzo. Allora, calma. Porca troia. Occhio come al solito. Cerchiamo di fare stealth, ve prego. Cerchiamo di non fare cagate. Allora, c'è un tizio lì. Crepa. Scendi. Porca troia. Sono due tizi lì. Però meglio andare un po' più vicino, va. Sennò succede il discutibile, va. Ruba. Porca miseria. Vedo dell'armatura lì dentro. Aspetta, della benzina. Si potrei sniperare, però non so quanto la pistola abbia damage flow. Ossia damage fall off la pistola. Dov'è il comandante? Com'è bello qui. C'è uno che ha il cane. C'è uno che ha il cane, maledetto. Potenziamento per l'armi. Oh, non cammi, non correre. Non correre, guai a te se corri. Scassa qui. Perché c'è il laser gever qua? Cioè non è che non mi serve. Però è carino sapere che è lì. No, meglio questi due li faccio fuori. C'è una scatola là in fondo. Andiamo su di qua, va. Mi devo incastrare. Cazzo di paura ogni volta. Guarda che fanno discorsi sensati. Gewalt ist niemals in ordnung. Niemals. Was für eine Gesellschaft wäre das, wenn ich jeden töten würde, der meine Ansicht nicht teilt? Ein Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Zum Kotzen. Übrigens hast du dich für New Orleans beworben? Na klar. Und du? Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Todesschwadron. Non c'è la violenza. Andiamo a lavorare insieme. Ja? Cioè, ma questi qua in realtà, cioè, sono dei guardi normali, cioè non è che... Te! Povero Carl. Quasi quasi. Sapete cosa? Quasi quasi li lasciavo vivere questi qua. Ma no. Almeno sono morti insieme, dai, come dei veri amici. Adesso mi sento in colpa, però. No, dai, non mi devo sentire in colpa. Allora. C'è sto comandante che non so dove cacchio è. Basta questo wiki. Porca troia. Mori. Ne avevo preso in testa, palese, però dici il gioco di. Ho deciso di no. C'è qualcuno lì sotto? Ok, no. Perché vado qua? Aspetta, Fanculo. Mancatissima. Vabbè. Devo ammazzare il coso. Cioè, sto... Dove è finita la lascia adesso? È sparita nel nulla. Che palle, è sparita lascia. Uffa. Vabbè. Dov'è sto maledetto? No! Dov'è? Non esiste. Vabbè, tanto le asce qui di antincendio sono super mega comuni per qualche strano motivo. Sarà qua sopra. Non vedo niente! Ah, lì. Ok.
È lì dentro. È lì dentro, bastardo. Eccolo lì. Eccolo lì. Te. Mori. Perfetto. Alzati. Ruba tutto, frogo ruba. Prendi qua. Ok. Tutto, tutto devi rubare. Vai qua. Bene. Oh. Che cazzo? Ho sentito suoni strani. Porca merda, è quello lì? Cazzo, ma sono di robot? Porca troia! No, perché sono di robot? Mori! Che cazzo? Aia! Oh, ma che è? Ok, perché ci sono dei Terminator qua? Che è sta cagata? Perché? No, ma qua stiamo dando i numeri. Ok, calma, eh. Ma sei vivo ancora? Marca miseria. Andiamo via di qui. Sono tutti lì dentro. Facciamo così, va. No, no, lui non mi garba. Lui non mi garba per niente. Anzi, così. No, togli ste cose. Mi sono tre ne vanno. Ok, tre sì. Ok, il propulsore sui binari. Entra e metti in moto, vecchio. Ok, però non ho più vita, non ho più la salute. Perché l'ho presa tutta come uno scemo, però dai, abbiamo finito, dai. Pa-pa-pa-pa-pa. Ok, vai. Prendi questo. Anzi, c'è, aspetta, c'è una scatola là in fondo. La vado a prenderla. Faccio non crepare male. Oppla là. C'è questa scatola qui, tiè. Tiè. Ok. Poi c'è questa roba qui. È sparabile? Ma scusa, ma è sparabile la granata? Aspettate un attimo. È sparabile la granata, ma che bello. Fatto bene. Fatto in maniera gradita. Ok. Qua siamo già passati. Devo andare dall'altra parte. Che palle. Vai, vai. Ma devo entrare qui? Ma dove cacchio devo andare? Ah, devo entrare mi sa da davanti. Ma che casino. No, dove devo andare? Ma perché è sempre così complesso fare le cose semplici? Ah. Allora, calma. Andiamo su. Blasco, corri. Non è possibile, santi Dio. Io salgo qua. Ok. Ah, qui. Ok. Là. Qua dietro non c'è niente. Avanti. Tira qui. Okay, ci stiamo muovendo, devo raggiungere i comandi del treno. Che palle, ragazzi, sono morto come un idiota perché ho visto il fucile a pompa. Vabbè, prendi tutto quanto qua. Metti questo qui, pistola, magnum. Sì, molto bene. Lo Sturmgewehr. Te. Te. Un fucile revolver. Che bello, molto soddisfacente da utilizzare, però... Cazzo, sto per morire! Dai! Qualcuno? Ma cosa siete deficienti? Ma sono veramente cretini, posso dirlo? Prendi tutto! Salve! Marca troia! C'è uno in ah no, è quello mortissimo sulle... Ok. Andiamo che mi sto buggando malissimo, ok. C'è qualcosa qua? Qualche medikit stupido? C'è niente, eh? Ok. Ecco, lascia ovviamente, lascia normalissima. Vabbè, ok, prendi le ciambelle e mi curano 5, vabbè. Ok. Comunque ragazzi, giuro per la fine della serie, sta però dire Sturmgewehr. Dico, detto bene, no? Detto come di merda così. C'è nessuno qua? Neanche un pick up, niente, zero proprio. Ah, vedi che c'è.
Però non mi serve, quindi vai. Ma porca troia. Ma quanto sporchi di sangue siamo, madonna santa. Allora, c'è un robot. Un robot qua sotto. Ecco, bravo, girati invece. Ah! Ok, c'è questo robot qua. Uccidi. Ok. Poi c'è lui sopra. Posso fare così? Ma non è vero! Ma è morto o no? È morto, ok. Gli sparo le gambe. Ha funzionato! Bene. Che cavolo, vedi che è funzionato. C'è qualcun altro da qualche parte? Che non voglio avere la sorpresina tattica ogni volta. C'è magari un robot qua. Eccolo lì. Ma guarda te. Ma tanto se finché non c'è l'allarme non si attivano. Ok. Scendi con calma e circospezione. Scendi qua. Tanto come potete vedere benissimo non mi attacca. Basta fare così. Tiè. Ok. Bene. Sono tutti morti, spero, guarda. Aspetta, vai piano. Ok, merda. Allora, ci sono due tizi qua. Uno. Anzi, sono tre tizi qua. Aspetta, c'è la vita da 100 qui un attimo, che la prendo velocemente. Ok. Poi qua non c'è nessuno. Prendi la città, è importantissima. Che mica è scoppiatissimo. Poi ci sono. C'è un altro tizio qua dietro, mi sa. Almeno prima era lì. No, è qua. È qua comunque, c'è un tizio qua. Ok. Che cosa vi ride? Perfetto, allora. Ci sta un bastardo di quelli grossi qui. Crepa. Poi ci sta quello là, uno là sopra. Crepa. Mori. Non fare buffon. Si butta. Che fa? Ok. Però si allertano. Se ammazzo il coso, il robotone si allertano sicuro. Quindi tanto vale fare così. Non c'è nessuno. Scendi veloce. Che cazzo che mi spara? Una torretta? Ah, non mi sa che è un drone del cavolo. Drone, venga qui. Che cazzo è quella roba lì? Ma che è? Ma santi Dio, ma che è sta roba? Ma pure questo. Foglio cuore. Non romperti le tibie, preferibilmente. Salve, salve. No, io non approvo. Guardalo lì. Te. Stava parlando il morto. Non si è fatto nessuna domanda. C'è qualcuno qua? C'è nessuno qui. Ok, faccio il francaggio tattico. Anzi no, c'è qualcuno lì. C'è un robottone lì. Maledetto bastardo. Tu non ti devi attivare. Non approvo. No, nulla da... No, no, no. Aspetta, c'è uno lì sopra, l'ho visto. Crepa! No, 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 non sai niente tu. Ok. Perfetto, bene. Non serve assolutamente un'altra arma silenziata, perché qua... Qua le munizioni vanno via, eh. Armatura? Armatura. C'è un altro tizio qui? In mezzo qua? No. No, fa culo! Aia! Urca merda! Aspetta, fermo! Sto 12 di vita! Crepa! Bastardo! 12 di vita! Infame maledetto! Una volta mi ha sparato, una! E avevo... Curati! Matto, furioso, 12 di vita una volta mi ha sparato! Fightino? Nah! No, siamo arrivati! Siamo arrivati, prendi questa. Aspetta, prendi tutto qua.
Andiamo andare lì sopra, aspetta, veloce, veloce, veloce. Vai, vai, vai. Ok. Oh, i comandi. Guida il treno. No, non ferma. Infilalo nella pipa e fumatelo. No, vabbè. Ma poi infilalo nella pipa e fu... Aspetta, sta giù. Aspetta, ma io c'ho un altro potenziamento, mi sa. Infatti, sì. Mettiamo questo, mettiamo... Silenziatore integrale, sarebbe carino, già. Sturmgewehr. Ecco, questo sarebbe carino. Cartucce... No, ma io voglio questo qua, voglio questo. Da come zero, mortaccia sua. Ecco come mettiamo silenziatore. C'è un tizio lì. Quello, quello col flaco, quello lì. Ok, trovo l'over comando. Siamo sempre nella stessa... Sì, ok. Ok, prima cosa. Cristo santo. Ma dove? In nome di Dio, dove? Vabbè. Ci vediamo, dove cazzo sta? Centro nevralgico nazista. L'Oberkommando si trova al piano terra, proprio sopra la caverna piena di roba aliena. Porta il culo di sopra, bello. Una torretta quella lì. Eccolo là il bastardo che mi ammazza sempre, l'ho visto. Mamma mia, ragazzi, non avete idea di quanto volte mi ha ammazzato quello là in cima. Non avete la minima idea di quante volte sono morto quello là in cima, ragazzi, veramente. Porca troia, è ridicolo, guarda. Quante volte. Si è scoppiato o no? No, ti è. Fanculo, va. Mamma mia, che sofferenza sta parte. Prendi tutto. Ruba tutto quanto. Vi rubo la cena, guarda. La cena vi rubo, bastardi. Adesso io sto, comunque sto comandante, deve morire. Mi sono proprio rotto i coglioni, guarda. Dove sta? Dove l'hanno infilato? Dove l'hanno infilato sto comandante di merda? Ma non c'è. Ah, e dove sta il coso? Dove devo andare? Andiamo. Questo qua mi ha proprio scassato. Veramente, ragazzi, sta zona mi ha proprio rotto i coglioni, Adesso va a finire male. Piglia sto coso. Quanto difficile, ragazzi, è difficilissimo. Perché è così difficile, allora? Quelli in scatola che non ho aperto, ma porca troia. Robottino, time. Salve. Se ne vada. Al culo va. Crepa. Ancora 4 colpi. Ma cosa fai, Blasco, porco demonio? Quanto efficiente siamo. Porca troia. Deve essere la cassaforte del Dasikat di cui parlava. L'ho capito, Blasco, però calmo. Che qua siamo nella merda. Funzionano sti cosi, funzionano. Sti cosi funzionano per fortuna. Ce n'è un altro. O no? Sì o no? Ok. Complerazzi, difficilissimo. Abbiamo in difficoltà, veramente, guarda.
Non so che cazzo dire. C'è sicuramente altra gente, ma sicuro, guarda. Guarda, c'è già lì il tipo lì. Sti spawn di merda, però. Porca troia. Allora, sto Sturm. Usiamo lo sto Sturm, porca troia. Allora, tu mi hai proprio scassato le palle. Poi. Sei ancora vivo, sei? Non vedo, non serve il mirino, servono mille cose. Allora. Dove cazzo sei? Sei ancora vivo! Oh! Non ti bloccare, Lenzo! Ok. Questo è mortissimo. Sono dietro lì. Ecco. Ma non è che laga, sono le rotaie di merda. Sono io là? No, ok. Prendi questi subito. No, ho visto ste che non mi hai rotto il ca. Come conviene sparargli un po' alla volta, perché così si stunnano anche. Scassa qui. Adesso per finire lo Sturm, però porca troia. Non mi garba per niente. 8 colpi, non ti bagare sui cadaveri. Sto comandante. Quello lì è quello con fucile, che idea di merda. Porca troia, sto lootando, bastardi. Porca troia. Sto lootando, pezzo di merda. Ma ti sembra il caso? Anzi, facciamo così. Non posso farlo. Entro in massa. Bastardo! Esci di qui! Ok. Madonna santa. Ste armi miste, io me li mangio un giorno. Aspetta, c'è del munizione lì, sì. Ok. C'è qualcun altro di vivo? Non so io, Ah, no, no. Io comunque non mi fido tanto. Ho preso tutto, sì. Crepa, crepa, soffri. Soffri. Mamma mia, vado a danare. Danare come un disperato. Sto stronzo. Ma dai, ma a 200 metri mi metti il... Ah, che cagata. E questa è la farla tutta in stealth. Sì, sì, domani, guarda. Domani. Ruba tutto. Prendi tutto quanto è possibile. Salve. Ah, ma è una astuta. Ah, non so manco dove devo andare adesso. Posso prendere qualcosa? No. Non so dove devo andare. Ho capito. Aspetta un attimo. Ah, devo andare sotto. Aspettate un secondo, va. Vedi questo. Vabbè. Oh, mamma mia, che fatica disumana. Allora. Prendi tutte le munizioni. Guarda lì dove andare. Basta, lo so. Ma... Era qui? È qui? Se non la smette. È qua sopra. Devo andare di qua. Esatto. Per il posto in cui sono andato. Prendi la vita. Prendi la... È qua a destra. Lì. Di qua. Di qui. Cosa devo premere, Ciocco? Mi devi spiegare, però. Io non posso. Ma il gioco si droga o cosa? Devo andare a sinistra. Qua. Poi di qui. Infine dove devo. Mi devi spiegare. Vai dritto qua. E qua dietro, mannaggia. Chi cazzo l'aveva vista sta cosa? Sì, va in mona, però. Quindi
Vogliamo che i nazisti lascino la bomba al suo posto quando l'avrai piazzata, giusto? Beh, allora è nel reattore nucleare dell'Oberkommando che devi metterla. Così i nazisti non rileveranno le sue radiazioni, non la troveranno e non la disinnescheranno. Che fatica. Un'altra zona stealth. Proviamo, dai. Intanto 300 giga liberi. Stronzo. Ma sto proprio incazzato nero, guarda, sto crudelito proprio. C'è gente. C'è un... Allora, l'obiettivo era in fondo, quello non mi guarda. Non mi vede? C'è gente sotto di me? C'è un tizio lì, no? Ah, sono lì! Mori? Ok. Poi posso camminare anche? Tu prendi tutto. C'è un tizio sopra le scale là, l'ho visto. Crepa, ha detto! Vuoi morire? Ok. Secondo me se c'è uno nell'impalcatura magari che mi vede. No, non c'è niente. C'è un... coso lì. Crepa! Ok. Questo qua. Mori. Farma le uccisioni stealth. Ok. Cane! Cane, desidera? Cane. Ma cane! Dico bene! Ti ho guardato male, dico, ma cosa è successo? È morto il mio padrone, che tristezza. Vabbè. Ok. No, vaffanculo tu! Maledetto. Si è svegliato, sì. Si sei svegliato, Però no, hanno super velocità, che fico. Ok. Deposita. Comunque quello lì pare essere un'astronave. L'aliena, poi, o il disco volante. Oh. Prendi qua, tutto quanto. Inserisci. Super Space, sto innescando la bomba adesso. Faresti meglio ad andartene da Roswell prima che salti tutto in aria. Sì, fratello. Ma così ammazziamo anche i civili. Darà l'allarme tornado per evacuare la città. Grazie. Trova un'uscita e allontanati dall'area. Ho quasi sgomberato il centro di controllo. Lo lancia così in malo modo. Ci vediamo all'appuntamento a Galveston. Affare fatto. Lo lancia così in malo modo. Aspetta un attimo, controlliamo sempre. Io non so. Te l'ho rotto, però non vale. Cioè, come funzioni? Non funzioni. Cioè, ma non vuole saperne. Ma che cazzo? Ma il culo va. Aspetta un attimo, Ok. Dove? Eccolo lì! Crepa! Zitto! Annunciatore! Signore santo, chi cazzo gli lasci? Ok. Camperare in maniera aggressivissima. No, bastardo, no,
No, col cazzo proprio. Scontrando ci sono, se ci sono rimasugli o no, comunque. Però non mi sembra. Ok. No, mi era veramente difficile. Non vorrei smetterò mai di dirlo. È difficile. Se volete un gioco complesso, pigliate questo. Giocate al massimo. E vi faranno il culo. Perfetto. Avanti. Vieni qui. È ora di. È meglio andare via. Cioè, comincio a aver fame anche. Ma tipo subito. Non so perché sto andando. Sì, continuate a correre. Sì, vai. Te. 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 Crepa. Ehi, dove andate? Dove va? Che fa? Scappa, fugge? Non si fugge. Merda, 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 merda. Questo potrebbe essere un complesso. Ma vaffanculo tu! No, serve questo qui. Dov'è? È scomparso! Eccolo lì, mori! Non è ancora morto! Non è morto! Che ansia per come fanno sti cosi! Ok, prendiamo questo fuori, su, questo qui. Ok. Guarda l'ombra, guardate l'ombra come corre. Ma che cazzo corre l'ombra? Oddio, bellissimo. È bellissimo. Vai. Aspetta, c'è qualcosa lì. Prendi tutto, prendi tutto. Neanche un spighino di vita, niente proprio. Avanti. Che cazzo. Non frega niente, no, no. Qua deve scoppiare. Questo scoppia tutto, scoppia. Mori. Odio. Ok. Questo qui. Porca troia. Ok. Ok. Non sto dicendo troppo avanti. Ok. Porca troia. Che cacchio sto facendo? Butta sta cosa. Esci. Vittoria. Mamma mia. Chiave. E può anche lasciarlo vivere in realtà, perché intanto scoppia tutto adesso. Corre. Non fai vederci fuori e voglio fare. Non si vede niente. Che disegno di merda, però posso dirlo. Vabbè. Sì, ok, va bene, Blasco, va bene.